Eccoci qua ragazzi, con un vento schifoso, qua siamo nella parte commerciale della zona vecchia della città, perciò non siamo nella parte high tech, siamo nella parte ancora indietro, però qua abbiamo la maggior movida, diciamo, notturna e diurna. Qua c'è la mia motoretta che non è scozzata qua, Questo è il segno della colla purtroppo. Della cover invernale che l'hanno fatta un po' col culo, ma era tutta rotta, perciò ne metterò una nuova estiva per quando ci sarà la stagione di pioggia. Ho appena preso con 68 RMB, perciò con 8 euro due baguette, come vedete dalla forneria di Hong Kong, un pane al cioccolato, un pane a non so, sono tutti morbidi, un pane sembra l'aglio e il prezzemolo, e questo donut e questo pane integrale. Adesso, visto che siamo in zona, andiamo a fare un giro al fiume, visto che non è neanche il caso di andare via in bici perché c'è un vento micidiale, andiamo via col nostro diabolica e coupessa, ok? Perciò vi faccio vedere questa cosa, un'altra cosa interessante, voi seguitemi. Ah, mamma mia che roba butè. Metto giù questo che così non lo perdo e poi procediamo. Le chiavi sono sopra, perciò non è un problema. Poi ho messo le braghe sporche, ma non conta niente perché loro vanno in giro con le patacche dappertutto. Come vedete c'è un vento schifoso che fa un fastidio che non potete neanche immaginare, e noi andiamo a farci un giro al fiume Butei. Qua ovviamente è tutto chiuso, no? Anche se c'era il giardino della birra, non c'è neanche il modo di andare giù, perciò dobbiamo fare il giro a Butei. Ma non c'è neanche il simbolo, perciò se passasse uno in carrozzella è fregato, perché resta incastrato qua, tanto per farvi vedere le infrastrutture. E hanno chiuso anche l'entrata, non si sa come mai, del giardino della birra, perché è un altro progetto che è andato a farti fottere. Noi andiamo ragazzi, vediamo quante peripezie ci verranno incontro con questo, con questa avventura verso. Dobbiamo anche fare il giro perché ovviamente se no ci tocca fare tutto contromano. Noi facciamo questa inversione a U e andiamo dove voi umane. Mamma mia, mi vola via il cappello, che vento di merda. Allora, questa città qua è famosa per robe brutte che guardate su Wikipedia, e non sto neanche, guardate su Wikipedia Jinin, ok, e troverete per le cose brutte per cui è famosa questa città, ok? Jinin Wikipedia, e ritroverete tutte le robe brutte per cui è famosa questa città, perché è famosa solo, è la città di Confucio, ma è una cosa un po' così, non è tanto rinomata, non c'è neanche sto gran turismo, a dire la verità. Sì, c'è, in realtà c'è, perché qua non ci sono hotel internazionali, invece a Chufu, che è una cittadina proprio miserabile, cioè sia mi sembra che ci sia il Shangri-La sicuro, ma ce n'è anche il Marriott, perciò due super hotel che qua se li sognano a Jinin, perché il migliore che c'è a Jinin è il Wanda, perciò diciamo molto low, mediocre, perché non abbiamo il Wanda in Italia, voglio dire, però abbiamo il Marriott e Shangri-La non penso che l'abbiamo in Italia. Comunque in ogni caso noi andiamo a fare un giretto al fiume, farvi vedere, vediamo se rischiamo qualche bel botto anche qua, e dopo tornando vedrò se riesco a mettere le mani sui freni, perché è veramente agghiacciante come frena sta roba.
Adesso purtroppo io mi ha spaccato quella là che mi è venuta addosso l'altra volta, così mi ha spaccato questo, me l'ha storto. Cioè, noi dobbiamo. O forse quando mi sono capottato, chi lo sa. Ho il cappotto. L'altra volta si scappatava anche l'altra volta questa qua. Eh no, l'altra volta sono capottato di qua. Però non è successo niente, si è spaccato solo le finestrine. Invece stavolta sono capottato di qua. E si è rotto niente, o forse si è rotto questo, crepato una parte di plastica, diciamo, col supporto del finestrino, però niente di che, un po' storto. Noi andiamo, come vedete gli scatti repentini di questi qua che non guardano neanche dove stanno andando. Una roba assurda, questa va di qua e di là, mamma mia. Sì, la ciunga in bocca ce l'ho perché l'acqua sa di ovo marcio e allora mi dico ciunga, ok, per pulirmi i denti, è una bomba da masticare. Noi andiamo, vi facciamo vedere lo splendore di questa città. Ovviamente chi è in Cina ha tutto, le stranieri che sono in Cina hanno tutto il diritto di dire ma la Cina non è tutta così, perché è vero che la Cina non è tutta così. Io sono stato sfortunato, ma molto sfortunato, e una cosa che mi viene a dire, che a volte mi viene proprio il fastidio, no? Dico, ma caspita, allora se i cinesi portano la carne di cane in Italia, probabilmente molti italiani andranno a assaggiarla, no? Ma io ho portato la cucina tradizionale italiana, non solo veneta, ma anche in Cina, e purtroppo 8 anni, ma famoso, ma un discorso è essere famoso, un discorso è essere il primo su TripAdvisor nella città, perché se guardate Venice Italian Restaurant Jinin su TripAdvisor, sono il primo, ok, su 8 milioni di abitanti sono il primo ristorante. Però il problema è i soldi, se non si prendono i soldi abbastanza da vivere una vita, non dico ricco, vero, dignitosa, da avere un bagno in casa, da avere una macchina, da poter fare le ferie. Questa è una vita dignitosa, non è che voglio girare in Mercedes come fanno gli altri stranieri, ok? Gli altri girano in Mercedes, BMW, hanno una, due case abbastanza di lusso, ok? Quello fanno gli altri stranieri. Io invece vivo nella catapecchia perché sono capitato qua e ovviamente sono venuto qua con chi non sa, con una che non gli interessa vivere dignitosamente, probabilmente, non lo so, boh. Eppure ha fatto l'università, io non ho fatto l'università, ma pretenderei un attimino più di, giusto, di dignità. Noi andiamo con la nostra moto autoscontro qua, Diabolic Coupé, come vedete dopo sto giro di oggi mi darà di nuovo energia bassa, perché è inverno, e durante l'inverno, ragazzi, specialmente queste batterie qua durano pochissimo, queste batterie qua si dice alla le normali, non al litio, queste sono quelle normali, infatti non si prendono fuoco. C'è la leggenda che i veicoli cinesi prendono fuoco. No, non ne ho mai visti sinceramente prendere fuoco, eh. Poi ho visto dei post che qualcuno aveva preso fuoco, anche ho visto dei post che specialmente gli autobus prendevano fuoco, mi sembra. Ogni tanto succede, perché anche la manutenzione qua è veramente scadente, vero? Specialmente nelle cittadine così, manutenzione non sa far niente. Noi siamo alla versione sport
però diciamo che andiamo come una bicicletta, vero? Cioè, vabbè, questo è un autoscontro, ma se scontrate siete ai 30, non agli 80, voglio dire. Perciò insomma in qualche modo è anche giustificabile. Questi sono veicoli da città, per chi non vuole sbattersi di pedalare e di fare comunque spostamenti anche con carichi, perché insomma la spesa e quella roba lì, si possono aggiungere anche dei cesti, un portapacchi a questa roba qua si può aggiungere per le spese giornaliere. Noi andiamo, questo è passato, io passo sulla ciclabile, non è sorpasso a sinistra ma è passare sulla ciclabile, ok? Scusa, a destra, non è sorpasso a destra, ma noi andiamo avanti, così vi faccio vedere il super ponte e poi dopo il super ponte ci sarà il fiume. Andiamo a destra, che la strada è più bella, più panoramica di quella a sinistra, è più cementificata. Noi andiamo a fare sto tour del fiume. L'avevo fatto altre volte con la bici, mi sono fatto una ganza, ah no, sono giusti, l'avevo fatto altre volte con la bici, ma non l'avevo seguito nessuno quel tempo il canale. Se andate molto indietro magari nelle storie vedete le storie precedenti del canale, dove faccio tutto in bici, dove faccio vedere le cose più belle. E purtroppo quest'anno 2023 è stato un anno di merda e il 2024 è partito molto male. A dire il vero, pensarci bene, posso dire che adesso come adesso stiamo andando peggio che durante il Covid, ma proprio così puro posso dirlo. Quando passiamo c'è una e-bike che si sta passando un po' accozzata, perciò noi abbiamo scelto di passare da questa parte di qua e adesso noi arriviamo proprio a dove c'è inchioda, però con quello dietro, sì, il famoso pedale, dai, guarda, inchioda, e allora devo tirare quello davanti, forse basta. E noi andiamo a destra, vediamo, stanno facendo ancora lavori, perciò non lo so, e vediamo questo fiume. Volevo farlo in kayak una volta, è arrivata, posso dire, è arrivata polizia, elicotteri, di tutto per non farmi fare il kayak, cazzo. Adesso vediamo se qua ci passiamo. Se passa davanti dovrebbe passare anche il dietro. Sì? Sì. Bene, fatto bene i calcoli e andiamo. Non so come facciano a passare sti. Ah no, su un'altra strada questi. Ecco, andiamo. Facciamo il lungo fiume, così vi faccio vedere il tutto. E poi magari di ritorno, ok, dopo avermi mangiato di merenda il donut al cioccolato, che vi farò vedere, di ritorno lo facciamo con magari di ritorno lo facciamo con un coso orizzontale qua, il visore orizzontale, ok? 30 all'ora. La mia moto invece faceva gli 80, molto bella, era Super Soco UTC, tutta elaborata e fatta, moto elettrica, però molto, molto maneggevole, molto moto. Gli 80 all'ora faceva e aveva anche una bella ripresa con fronte a sta roba qua. E facevo dei miei giri, mi divertivo andare nelle campagne, al lago. Invece adesso per questo è molto lento, perciò si fa fatica anche a fare quello. Speriamo che con magari un po' più caldino che vada un po' meglio, ma non si sa. Non si sa proprio. Però noi andiamo avanti qua. Il fiume, qua c'è la passeggiata. Però ha messo le... qua ovviamente è vietato fare il kayak, non so perché, un po' triste, perché hanno paura che si anneghino, perché la maggior parte dei cinesi non sanno nuotare. E noi facciamo questa strada qua, ma di solito faccio in bici,
ai 30 facciamo questa roba qua, perciò ci metteremo lo stesso del tempo, penso. Ho messo proprio, ho recitato tutto. Ecco qua, una discesina, magari facciamo più di 30, ma arriviamo ai 35, guardate che roba, freno motore a pieno, 34, guardate che incredibile, siamo ai 34 adesso, mai fatti 34 sta roba, vediamo se bruci niente, 34, 32, ecco qua, questa sarebbe l'erba, non so se l'hanno colorata perché c'è delle zone che è tutto morto, grigio. Ho visto i video che colorano l'erba per farlo vedere, per farla sembrare più bella. Colorano tutto perché tutto grigio è morto. Un po' triste, vero? Qua ci sono anche degli uccelli particolari che vanno sotto acqua, vengono su. Non so se sono i cormorani o cosa. Noi andiamo fino in fondo a questa via. Ok. Vedo dell'erba verde, ma purtroppo qua è morto tutto, sia per l'inquinamento, penso, che per, sì, per lo smog, dopo è inverno, è freddo, è venuta la neve, ma dopo normalmente diciamo che qua non piove quasi mai, è una zona desertica, morta, paludosa, desertica e triste. Ma vedete qua, siamo in una pista ciclabile molto, molto carina, senza traffico, venivo a farlo sempre. Vediamo se sono andati avanti quei lavori, ma non penso, perché fra poco si ferma e finisce praticamente questa. Adesso sta andando di inerzia sta robetta. Dovrebbe ricaricare in teoria il freno motore, ma non sono sicuro. Voglio proprio, e dopo vediamo quanti chilometri è fatto con questa robetta. Certo che si prende un po' più freddo come senza le ali in nylon, però è più carino, si vede di più fuori, più carino, più piacevole, è tipo cabriolet. Noi andiamo avanti qua. Qua il fiume, sarebbe bello poter far kayak, ma non si può. Avevo 4 kayak, perché in Italia ne avevo 2, 3, e poi li ho venduti tutti e poi li ho regalati via. Ne avevo 4 di kayak in Italia. C'avevo il Pathfinder, c'avevo il Colorado e poi c'avevo altri 2 più piccoli della Intex. Avevo il gommone della Intex sempre, un motore da 3.5 cavalli, e prima avevo anche il motore elettrico e mi ero divertito abbastanza. E poi vabbè, sono capitato qua, ho dovuto regalare, vendere tutto, tende, tutto, e basta, è finita l'avventura. Pensavo di venire qua a cominciare un'avventura, cioè a visitare, fare, che invece è stato solo schiavitù nel ristorante, dove il mio, per non prendermi anche i soldi da vivere con dignità, schiavitù nel ristorante mio, per non prendere neanche i soldi da vivere con dignità. Infatti in 8 anni le uniche 3 vacanze che abbiamo fatto le abbiamo fatte in Thailandia, non in hotel a 5 stelle, vero, ma a risparmio, e a risparmio pesante, e basta. 8 anni, vero, di ristorante mio, aperto da me, poi gestito da mia moglie, e tutti i soldi presi in mano da mia moglie, però gestito da me. Gli altri hanno fatto i soldoni, sono presi i macchinoni, e in Italia non avevano niente, e sono presi i soldoni, i macchinoni, case. Io cazzo, anzi, ridotto peggio di 10 anni fa in Italia, ridotto peggio di 10 anni fa in Italia. Come vedete qua, la città si estende al fondo perduto, sulla mia
destra, abbasso qua così vedete di più. Ancora città, costruzioni, robe. E noi facciamo questo giro qua e vi mostriamo il tutto. È finito il giro questo qua turistico della ciclabile. Ci ritorniamo ragazzi a lavorare al ristorante. Alla faccia mia. Vedete? Lì c'è una sopraelevata che parte di là. Però non si capisce per visitare cosa, perché c'è una specie di capannone con il tetto d'amianto, non so, gigante, si sa che male che fa quel posto lì. I tetti di amianto qua, l'amianto qua non è ancora illegale, diciamo, è stato messo, è stato bandito, no, è stato diminuita o bandita l'uso nel 2022, pensate voi. Perciò è tutto amianto ancora in giro. Bene ragazzi, come vedete siamo qua su questo cinetto qua a divertirsi, a godersi la natura. C'è da ridere per non piangere. Però dai, meglio del centro, però cosa ne dite? Faccio il pezzo di fumo, devo ancora capire se davvero li dipingono queste cose. Perché ci sono delle macchie verdi, una morte che fa schifo. Potremmo andare giù lì a vedere un attimo, qua c'è un triciclo maggiorato come quello che avevo io, però è andato in disfunzione. Purtroppo no, era anche carino quello, era grosso, si poteva tramutare anche in una specie di camper volendo, ma non me l'ha mica fatto, purtroppo è andata così anche qua, è andata male anche qua, è andata male in Italia, è andata male anche qua, perciò due cambiamenti radicali. Prima avevo provato, la prima volta che avevo provato ad andare via era andato in Spagna all'Expo e poi è andata male anche là a causa di una varicella che mi ha rovinato la carriera e ho dovuto tornare in Italia. Seconda volta che sono partito, invece sono partito per la Cina, 8 anni in Cina in queste condizioni qua, ed è stata sempre una discesa, vero? Non è che ci sia stato un momento a dire ah cazzo, se torno in Italia sto peggio. Ho sempre pensato, perché mi dicevano gli altri così, perché tutti gli altri stavano da re qua e in Italia invece avrebbero vissuto con il stipendio a fine mese conta gocce. Invece non si rendevano conto gli altri, che mi dicevano ah ma sei pazzo a tornare in Italia, la Cina è grande, la Cina è qua, la Cina è là, perché loro ovviamente vivevano molto meglio di me, al di sopra di tutte le possibilità che potevano avere a casa loro. Cioè, insomma, il video sta diventando lunghetto, adesso non arrivo a fine percorso, lo finisco ragazzi e vi faccio vedere dopo, parto con un altro dopo orizzontale, il ritorno lo faccio orizzontale, va bene? Eccoci qua ragazzi, qua vicino a questo fiume, siamo qua vicino al fiume, dopo dovrò fare anche pulizia, del telefono perché sarà pieno di video. E la cosa che ancora, ripeto, mi scoccia di più è, caspita, se aprissero ristoranti in Italia cinesi che servono il cane, avrebbero più clienti, ok? Avrebbero più clienti, perché venendo anche gli all you can eat e tutte quelle robacce lì che vendono cibo surgelato da supermercato, no? Avrebbero più clienti che non fa io qua facendo cucina tradizionale italiana veronese, ok? Bene. Adesso salitina, come vedo non hanno, si pensava avessero
fatto cose nuove, ma non vedo niente di nuovo alla fine. Anzi, hanno fatto questo subito, sembrava bellissimo, tutto curato, ma come fanno le cose qua? La roba assurda di queste cose qua è che fanno il parco, no? Tutto bello, curato, super bello, e dopo un po' di anni va in malora, va tutto a puttane. Cioè lo fanno le foto per far vedere, no, per fare propaganda. Quando hanno fatto il servizio fotografico lasciano tutto andare in sfacelo. Adesso non so cosa sia quella roba lì in mezzo al fiume e non ne ho proprio idea. Il fiume è tempestato di queste palle e di questi quadrati in centro. Non so se siano allevamenti di pesce, ma non penso. E non so neanche se posso fare quella. Madonna! E non so neanche se posso fare quella discesa lì, perché magari mi incappotto, no? E allora cerco di evitare. Qua c'è da recuperare un bullone e chiudere qua, perché questo è, anche questo è pericolante perché gira a vuoto. Ha sbagliato a sembrarlo, secondo me. Madonna, che roba, direi. Brutto. Anche qua ovviamente queste strade qua c'hanno delle buche ogni tanto, però è bella liscia alla fine, se guardi non è male. Ecco, siamo arrivati quasi verso la fine. Quando arriviamo alla fine facciamo la pausa donuts, ok? La pausa donuts, perché non c'è più la pausa pizza, e noi siamo arrivati alla fine, butai. Non è cambiato niente, è rimasto questo cantiere qua purtroppo, e non sono mica andati avanti. Sarebbe stato bello che fossero andati avanti a collegare magari un paio di città, ma se non l'hanno mica fatto, butai. E qua finisce l'avventura. Perciò si torna indietro. E perciò io stoppo il video, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.